grazie. Ah, ma si è spento, ma io me lo faccio andare di nuovo. Sì, però 10 minuti, vai. Allora, 10 minuti. Ringraziamo Gianni. Allora, io avevo preparato un sacco di cose, perché sono un po' un amante del teatro, di Zelig, e mi ero tirato giù un sacco di roba e non so da che parte cominciare. Io direi di raccontarvi un pochettino come mai mi trovo qui stasera, perché Gianni mi chiama e dice: abbiamo avuto una bella idea, ti facciamo fare un pezzo solo per te, ti diamo l'onore di avere 10 minuti solo per te. E questa è la realtà, io sono qui. È veramente una realtà apparente, la realtà reale è che io ho beccato un discorso di Gianni con i suoi coadiuvatori, con i suoi collaboratori, che praticamente hanno detto: allora quest'anno come siamo messi con lo show? Dice: beh, con Grillo lui ti fa passare una bella serata di musica e magia, e cioè tromba e sparisce. Va bene, ma di show, ma non so se in inglese si scrive SCIO con l'accento, c'erano anche due punti interrogativi, Grillo show. Quindi, premesso questo, che raccolgono, diciamo, della legna aiutati dai loro animali da soma. Ora, a prima vista si potrebbe pensare che i somari dei sumeri semiti siano uguali ai somari dei sumeri non semiti, ma ben guardare non è così. Ingrandendo l'immagine abbiamo visto chiaramente che la schiena dei primi è più arcuata rispetto a quella dei secondi. E questo è dovuto a un osso scapolare detto sumerio. La domanda sorge spontanea: come mai il sumerio dei sommari dei sumeri semiti è più sviluppato del sumerio dei sommari dei sumeri non semiti? Ora, la moderna scienza ci insegna che le dimensioni delle ossa e delle cartilagine... C'è un altro sketch da fare dopo questo, non guardare il tempo. Dobbiamo pieni di chicchi di sesamo. Ah! Dai sacchi pieni di chicchi di semi di sesamo da Samaria, la somatina del sumerio dei sommari dei sumeri semiti era più acida rispetto a cosa non facessero i chicchi pieni di chicchi di sesamo di Samarcanda sulla somatina del sumerio dei sommari dei sumeri non semiti. Grazie, ma non è Osiris. Io sto bene, Lux, e tu come te la vivi? Mia sorella, Istanbul. No, non è... È partita con mia Madrid e sono andati in Finlandia. No, no, mi dice che c'è un Belgrado, mi dice sempre Stoccarda, Sarajevo. Ma... Comunque hanno avuto una Bombay, si ficcano sempre nei Paraguay, chi Corea nel nord, chi Corea nel sud. Pensa che aveva una casa blanca ed adesso è tutta croata. Comunque dallo shock, da quel giorno, non Manchester più, eh. E gli abbiamo anche chiesto: ma perché non Manchester più? Hong Kong, Angola. Allora, mettiamo su l'acqua che Bolivia, Nantes. Oslo, Bucarest, Nantes. Una fetta da un borgo della Calcutta, Nantes. Ma mangiano almeno un Pechino. No, Stoccolma. Oh, a un certo punto ci ha fatto anche dei Beirut, eh? E lavora in Bangkok. Oh, lei è innamorata Persia, eh? Si è pitturata... Si è tagliata la Francia, si è pitturata l'Ungheria, si è fatta il Capoverde, è proprio diventata buona, ma c'ha un'amica che è proprio a Lisbona. Comunque adesso ti devo lasciare perché ho tirato troppo a lungo. Ti saluto, eh? Buenos Aires, Hawaii. Essere. Qui sta il problema. Se sia più nobile soffrire, dovrebbe partire un qualcosa, lasciamo per. Vediamo quanto tiriamo. Se sia più nobile soffrire nell'anima i colpi e le frecciate di un'oltraggiosa fortuna, lui dovrebbe schiacciare un tasto, ma la fa dire tutta stasera. O impugnare le armi contro un mare di guai e impugnare, sconfiggerli. Morire, dormire, non altro. Aspetta che glielo vado a spiegare. Uno, due, tre.